Dunque, l'argomento di quest'oggi, di questa discussione, riguarda il rapporto tra i siti archeologici e lo sviluppo delle città. Naturalmente lo sviluppo delle città comporta molte problematiche con cui poi lo scavo, lo scavo e lo studio, il rilievo e la valorizzazione dei siti archeologici devono fare i conti. Molto spesso non solo si manifestano contrasti tra le esigenze dell'intervento e le esigenze diciamo della tutela archeologica, ma addirittura nel vivo delle città si manifestano contrasti tra interessi di tutela differenti, e cioè tra quelli dei reperti archeologici e tra quelli dell'architettura storica e quelli dell'urbanistica storica, senza contare poi le altre problematiche funzionali più attuali legate al traffico, alla percorribilità pedonale, ai problemi di accesso e così via. Quindi quando lo scavo archeologico avviene nel vivo di una città, pulsante delle proprie difficoltà quotidiane, i problemi sono molto più complicati, e però nello stesso tempo trovano probabilmente una soluzione migliore, perché lo scavo archeologico deve necessariamente vivere nel contesto urbano, lì dove se invece è in un'area isolata soffre di problemi diversi, opposti, cioè di abbandono, mancanza di risorse economiche e così via. Quando è nel vivo di una città automaticamente diciamo risente positivamente di impegni economici che riguardano anche altre problematiche e che fanno bene poi anche all'archeologia. Questo si è verificato, io continuo, posso continuare infinito, si è verificato nel caso per esempio delle metropolitane, della metropolitana di Napoli, dove si sono innanzitutto c'è stata un'operazione di archeologia preventiva, per cui prima di fare gli interventi si sono fatti una serie di saggi, cosa che ora viene naturalmente prevista dal codice degli appalti, dall'articolo 25, in precedenza era prevista anche dal precedente codice degli appalti ed è prevista anche dal codice dei beni culturali. E quindi queste metropolitane hanno comportato la realizzazione ovviamente dei tunnel per i treni, che però si sono fatte a una profondità notevole e comunque una maggiore profondità rispetto alla quota dei reperti archeologici che sono sotto tutta la città di Napoli, e quindi c'è stato un parere diciamo di massimo preventivo positivo del Ministero. Poi la linea è stata fatta in modo da non interessare direttamente la parte più antica della città, ma diciamo girarci un po' attorno, anche se ovviamente i ritrovamenti si sono trovati lo stesso poi anche altrove. E quindi le parti archeologiche sono state interessate soprattutto nei punti di scavo delle stazioni, perché i punti di scavo delle stazioni comportavano che dalla quota dei treni si salisse su fino in superficie. Naturalmente l'area delle stazioni è stata circoscritta con paratie di cemento armato, c'era una falda acquifera e quindi si è potuto poi aspirare l'acqua e poi si è potuto operare. È evidente che nel fare questi scavi molto profondi, fino a 50 metri, si sono trovati molti resti archeologici di epoche diverse, dall'epoca greca, quella romana, soprattutto romana, angioina, spagnola, vicereale, diciamo così, prima di questa aragonese, eccetera. E
cose che non si sarebbero potute trovare se non si fossero fatte lo scavo di queste stazioni. Cioè, se non, l'obiettivo primario è fare l'infrastruttura, però c'è quest'altro obiettivo che si è potuto perseguire anche se poi i confini dello scavo erano insuperabili per lo scavo per fare la stazione, erano insuperabili per lo scavo archeologico. E quindi ci sono state le conoscenze localizzate che però collegate opportunamente anche con le notizie che si avevano naturalmente di documenti eccetera, si è potuto ricostruire il profilo della città antica.